allora la parola al professor Oreste Policino, coordinatore di diritto costituzionale presso la Bocconi di Milano. No, grazie. Prego, grazie. Grazie mille per l'invito. Devo dire che è difficile aggiungere qualcosa rispetto a quello che è stato sostenuto e argomentato dai chi mi ha preceduto. Soltanto due indicazioni, una relativa alla questione delle sanzioni penali, che sarà più circoscritta, e l'altra invece, visto che il professor Califano ovviamente è chiamato in causa, la questione dell'eccesso di delega, a me piacerebbe ragionarci un po' su insieme. Per quanto riguarda il primo aspetto, condivido che può essere utile ripristinarle. Il nebis in idem potrebbe in qualche modo far pensare di no, ma si può discutere. Quello che però è importante, come stavo detto ed è ovvio, è la questione della determinatezza della fattispecie. Ora, parlare di numero rilevanti dei casi, in caso, e ne parlano tutte le disposizioni, in particolare 167 bis, è un po' problematico. Perché? Perché ci si è rifatti effettivamente, come il professor Renzo ci può insegnare, alla legislazione tedesca. Però la legislazione tedesca, che fa stranamente per i tedeschi un riferimento un po' approssimativo, non a numero rilevante, ma a numero elevato di casi, che è leggermente meno approssimativo, ma comunque rimane approssimativo, fa riferimento a una questione che qui non c'è, cioè quella del rischio di impresa. È un professionista che nell'ambito del suo rischio di impresa può capitare che può incorrere in questa responsabilità, quindi si aggiunge al fine di profitto, che può essere diagonale, trasversale, non soltanto relativo al rischio di impresa in senso specifico, la particolare caratteristica del rischio di impresa, cioè del professionista versus consumatore. Secondo me questo è un percorso che potrebbe pragmaticamente migliorare la indeterminatezza della fattispecie, perché purtroppo il 25 secondo comma della Costituzione, il 49 della Carta dei diritti fondamentali ci remano un po' contro. Questo per quanto riguarda il primo aspetto. Secondo, invece, relativo al cesso di delega, con una minima premessa, cioè si confronta spesso il regolamento alla direttiva. Tutti sappiamo che la direttiva in realtà aveva in armonia col regolamento l'idea di una libera circolazione dei dati, no? Tant'è vero che la base giuridica è l'E100A, cioè il mercato unico, e sappiamo che considerando 3, per esempio, diceva che per assicurare una libera circolazione delle quattro libertà è necessario anche una libertà di circolazione, una circolazione dei dati, quindi i dati come presupposto per la realizzazione del mercato unico, no? Quindi beni immateriali che effettivamente promuovono l'ossessione, che poi l'ossessione della Comunità Economica Europea dal 57 in poi. Quindi il problema è casomai rispettivamente alla scelta che ha fatto il nostro legislatore, giustamente, perché parliamo di una direttiva, quindi libertà dei mezzi è invece vincolo nel fine. L'articolo 7 della direttiva, al punto F, faceva riferimento all'interesse legittimo, faceva riferimento al bilanciamento, però giustamente il nostro legislatore e chi ha pensato l'architrave del codice della protezione dei dati ha pensato non di ignorarlo, ma effettivamente di far emergere un ulteriore punto di vista, che non è quello del bilanciamento, quindi dell'analisi del rischio, ma come sapete quella della interlocuzione preventiva con l'autorità e soprattutto quella della fondamentalità del data subject, cioè di chi, della persona di cui i dati si trattano. Il data subject, che ovviamente, ed è questo il cambio paradigmatico, non c'è più, non è più al centro del regolamento, non fosse altro che la notifica a costui va dato soltanto in caso di elevato rischio e non di rischio. Questo fa capire come il data subject dal centro passa alla periferia. Potrei fare tantissimi altri esempi, ma perché lo dico questo? Non per dire una cosa banale, ma perché se noi parliamo di eccesso di delega dobbiamo porci sotto due profili fondamentali. Quello legato al rapporto tra legge e delega, diritto legislativo e diritto eurounitario, meglio diritto dell'Unione Europea, è quello legato invece alle questioni del riordino o riadeguamento. Entrambi sono stati trattati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia piuttosto diffusa. Ora, una prima premessa: secondo la Corte Costituzionale, il contenuto della legge delega e dei relativi principi deve essere identificato non soltanto guardando a quella che viene chiamata la scansione testuale, evidentemente, ma anche quello che
è il fine e la ratio della delega, quindi non una concentrazione esclusivamente sul profilo letterale, che poi andando anche a guardare il profilo letterale della legge delega, articolo 13, io francamente non ci trovo un ostacolo insormontabile, posso trovarci degli ostacoli, ma ripeto, la Corte Costituzionale guarda anche al fine. Qual è il fine? Il fine è duplice, no? Da una parte il rapporto tra diritto dell'Unione Europea e diritto interno. Tutte le volte in cui c'è stato un problema legato al possibile eccesso di delega, la Corte Costituzionale ha sempre visto non soltanto ovviamente il problema legato all'eccesso di delega rispetto al legislatore, ma rispetto a quella che è la ratio del regolamento. La ratio del diritto dell'Unione Europea, in questo caso del regolamento. Ora, guardando a questo tipo di ratio, il paradigma del regolamento, abbiamo detto, è ovviamente diverso rispetto a quello del codice. Quindi in questi casi, quando c'è una asimmetria tra il modello paradigmatico del diritto dell'Unione Europea e quello invece precedente che va a essere modificato, adeguato, la Corte Costituzionale è sempre stata molto molto prudente nell'identificare un eccesso di delega. L'ha fatto effettivamente, ma è stata anche molto prudente in altri casi. Penso per esempio al problema del recepimento della direttiva servizi media audiovisivi e delle riscrittura del decreto Romani. In quel caso c'è stato un problema di eccesso di delega, attenzione, non riguardo al criterio del drafting, ma lì era un problema sostanziale relativo all'affollamento pubblicitario che secondo alcuni il decreto Romani aveva previsto in maniera diversa rispetto a quella della legge delega. Ma cosa ci dice la Corte Costituzionale in quella sentenza che si è pronunciata su quel punto? Tutte le volte in cui c'è da recepire una normativa del diritto dell'Unione Europea, la questione legata al possibile eccesso di delega va bilanciata rispetto alla ratio predominante che caratterizza il modello paradigmatico della fonte originaria, che è in questo caso il regolamento. A mio avviso, da questo punto di vista, il codice, l'abrogazione del codice, poteva essere più funzionale, più coerente rispetto a quel modello paradigmatico rispetto a quello che invece emerge adesso. Non soltanto in maniera, come dire, armonica, ma in assoluta, come dire, conformità alla giurisprudenza costituzionale sul punto. Da questo punto di vista, secondo me, è interessante riguardare proprio alla sentenza in questione. Secondo la Corte Costituzionale, la modifica dell'articolo 38, in quel caso era del testo unico, risultava coerente con la ratio della direttiva SMAV, e quindi proprio per questo, qui abbiamo un altro parametro interposto che evidentemente è l'articolo 11 e 117 della Costituzione, comunque sia non c'era una questione legata all'eccesso di delega. Questo per conto del primo fronte, cioè rapporto, il triangolo c'è ed è evidentemente legge delega, legislativo, ma anche fonte del diritto dell'Unione Europea. In questo caso il triangolo è un triangolo ad alta tensione, perché abbiamo un regolamento che è vero, la direttiva mascherata, ma comunque rimane un regolamento con la possibilità di un'applicazione immediata e obbligatoria, per cui la ratio del regolamento evidentemente è geneticamente trasmissibile agli ordinamenti rispetto a quella della direttiva, per cui ovviamente il fine è vincolante, il mezzo no, e quindi non dico che il modello può essere modificato, ma sicuramente non c'è questa trasmissione diretta che invece il regolamento ha, a prescindere dal fatto che lasci del margine di manovra, come ovviamente lascia questo. Questo è il primo profilo. Il secondo è quello del riordino, perché c'è tutta un'altra giurisprudenza costituzionale sul riordino. Voi mi direte, non si parla di riordino ma di riadeguamento. A maggior ragione vale questa giurisprudenza costituzionale, perché se vale per il riordino, vale per il riadeguamento, per quel principio che la Corte di Giustizia si è inventata in costanza del 64, che si chiama supremazia del diritto dell'Unione Europea sul diritto interno, poi finalmente fatto proprio da Grandi dalla Corte Costituzionale nel 1984. Da questo punto di vista, la Corte Costituzionale ha specificato che qual è il problema? Il problema è qual è il margine di manovra del legislatore delegato quando si tratta di riordino o riadeguamento. C'è possibilità di abrogare o semplicemente di innestare con la novellazione? Secondo la Corte Costituzionale, coordinare vuol dire anche eliminare dei testi legislativi norme la cui razza originaria non trova più rispondenza nell'ordinamento. Signori, ma
la gran parte del codice non trovava più rispondenza all'ordinamento, non per quanto riguarda evidentemente alcuni contenuti, ma per quanto riguarda quel modello fundamental rights based del dato personale, che per forza di cose è in contrasto con quel concetto invece della promozione sociale della protezione dati, per cui il diritto alla protezione dati non è assoluto ma limitato. E tutto questo effettivamente il regolamento l'ha dovuto fare, ma non per opporsi al codice, ma perché dall'altro canto c'era una Corte di Giustizia che si è inventata una guerra giudiziaria legata all'enforcement del diritto alla privacy con 3-4 giurisprudenti, sentenze che di fatto hanno fatto dell'articolo 8 della Carta un metodo di applicazione orizzontale dei diritti fondamentali che non si vedeva da tanto tempo. Quindi da questo punto di vista la riscoperta del processo politico può essere utile. Ultimo punto, l'articolo 13 della legge di delegazione cita, come è stato detto da molti, legge Moavero, in particolare l'articolo 31, che specifica, in particolare l'articolo 2,1 lettera A, B della Moavero precisa che ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, ovvero le materie oggetto di delega di legificazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che proprio l'abrogazione del codice privacy, seppur da molti interpretata come un grave vulnus valoriale, non può secondo me costituire un limite ad un potere esercitato ai fini dell'adeguamento del coordinamento. D'altronde anche la Corte Costituzionale dà indicazioni in questo senso, e soprattutto non è a mio avviso le censure mosse, seppur comprensibili, riguardo all'eccesso di delega relativo all'abrogazione del codice privacy, non trovano un riscontro concreto nella giurisprudenza costituzionale, non essendosi verificata alcuna attività che abbia comportato un eccesso di potere, del potere delegato, ma soltanto una sistematizzazione più efficiente della disciplina esistente, e specialmente con riguardo al criterio della semplificazione e della chiarezza. Attenzione, perché parlando anche con esperti di tutta l'Unione Europea, non è che la primazia, la supremazia del diritto dell'Unione sul diritto interno vada sempre comunque guardata rispetto al prevalere, ma il modo in cui prevale è fondamentale. Perché? Perché la better regulation ormai è diventata da criterio ancillare, un criterio guida dei lavori della Commissione Europea. Quindi non mi stupirebbe, anche se effettivamente è uno scenario apocalittico che nessuno si augura, che ci potrebbero essere le reazioni da parte dell'ordinamento europeo, nonostante la prevalenza che è evidente, perché purtroppo le forme, le modalità contano. E in questo caso la better regulation non soltanto non è concretizzata, ma è molto inficiata. Grazie molte.